Ho sempre detto che diciamo che una delle cose che mi sono sempre detto dentro è che un giorno mi sarebbe piaciuto venire a Lecco per fare qualcosa di importante. Sono sincero, non pensavo così importante. E quando sono arrivato il primo giorno, io non ho avuto paura, o perlomeno ho percepito, paura è una parola grossa, però ho percepito quello scetticismo da parte vostra, non nei miei confronti, ma nei confronti di una squadra che secondo me poteva far bene. Noi chiaramente abbiamo fatto non bene, questa cosa è qualcosa di fantastico, è qualcosa che è giusto che vada nella storia, è giusto raccontarla ai propri nipoti e ai propri figli, perché noi non eravamo la squadra più forte, però io, il mio staff, quello che ho detto ieri, tutti quelli che ho ringraziato e tutti quelli, la società che hanno partecipato con me, siamo stati dei grandi, semplicemente perché noi non eravamo i più forti, ma siamo stati i più bravi, e questo è giusto rimarcarle. Oggi ha vinto la squadra più brava, non ha vinto la squadra più forte, perché la squadra più forte ci ha spaventato, come è successo all'andata. La squadra più brava ha vinto con merito, giocando a calcio, non attaccandosi agli specchi, non attaccandosi a niente, e non voglio tornare sulle polemiche, ma semplicemente perché poi io ai miei ragazzi non parlo mai degli arbitri, non parlo mai dei politici, no, ascoltiamo musica, ci guardiamo in faccia, ci comportiamo da amici, da uomini, forse da, non da genitore, ma da fratello maggiore, e cerco di entrare io nella loro testa.